questa fase? E cioè la risposta non può che essere una persona che abbia anzitutto una storia politica alle spalle, perché si imparano molte cose. Forse si conoscono anche le persone, che non è male conoscere i parlamentari. Secondo, una persona che conosca i meccanismi costituzionali a fondo, cioè di nuovo non un parvenu, intendiamoci, non può essere un grande economista a fare il Presidente della Repubblica, e questo lo dico anche nei confronti di Monti, cioè Monti non avrebbe avuto le caratteristiche di un buon Presidente della Repubblica, non può essere neanche, non può essere Dario Fo. No, non può essere terzo comico, come? Terzo comico, no, ma uno può anche dire che quello è un premio Nobel, però il punto è che non può essere una persona di questo genere, non può essere un grande scrittore, non può essere neanche Claudio Magris, che è certamente un grande scrittore, che peraltro è anche stato in Parlamento per 2 anni come senatore, però no, ci vuole una persona che abbia, come dire, delle competenze vere. E quindi se mettiamo queste due caratteristiche, siamo di fronte a pochissimi nomi. Allora, io so anche che molti di costoro sono superstiziosi, non ho nessuna difficoltà a dirvi qual è il mio nome, perché la mia candidata non è superstiziosa e anzi è contentissima se io menziono il suo nome, io non ho nessuna difficoltà a farlo. Emma Bonino ha queste caratteristiche, sono anche sicuro che non ce la farà e anche lei è sicura che non ce la farà, però devo, come dire, e vale la pena... Sì. Vale la pena sottolineare che era una persona che ha queste caratteristiche e aggiunge alle caratteristiche che ho indicato quella di avere una presenza internazionale e un prestigio europeo tutt'altro che marginale. Cioè, se c'è qualcuno che può competere con Mario Monti a livello di prestigio europeo, sicuramente è Emma Bonino. Dopodiché non si brucia, perché in realtà probabilmente il nome non uscirà neanche, sono anche già, i radicali non ci sono più in Parlamento e quindi no, non è così. Però i due criteri devono esserci, cioè vorrei che quando si va alla designazione delle candidature non si dica che poiché abbiamo dato la presenza della Camera a questo e la presenza del Senato a quest'altro, adesso bisogna dargli. No, non è questo. Cioè la Presidenza della Repubblica, lo dirò con le parole della Costituzione riferite all'Italia, è una e indivisibile, non può essere contrattata, mercanteggiata. Ecco, ci vuole una persona di quel genere lì. E di quel genere lì ci sono, io credo ci sono di quel genere forse altri 3 candidati, di due dei quali non si parla per niente, e io non ne parlerò perché quelli davvero non li voglio bruciare.